Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti da Andrea Catalani a questa ulteriore puntata di Domenica Sintesi, la rubrica che settimanalmente Tele Liguria Sud dedica al calcio cosiddetto minore e a tutti gli sport in generale. Come canonica scaletta impone, partiamo con le presentazioni, poi passeremo alla lunga teoria dei risultati e classifiche. Ci sono diversi servizi, diversi filmati che andremo a vedere, sentiremo per il basket la nostra Voltolini. Comunque dicevo, partiamo con le presentazioni. Per quanto riguarda l'opinionista della puntata, abbiamo una new entry che è quella di Paolo Magliani. Ciao Buonasera, Paolo, ciao. benvenuti, Buonasera. auguri per questo tuo debutto di oggi. Sei Grazie. emozionato per questo esordio? Io sono un giornalista da 15 anni, Da ragazzi. 15 anni Anzi, giornalista, soprattutto sportivo, quasi 16, oserei quindi, dire. soprattutto sportivo. A suo tempo è stato anche discreto calciatore, è stato qui nella notte dei tempi più di una volta, ma come ospite, Commentato lo Spezia, però certo. non è nuovissimo No, non è alle nuovo, nostre insomma. trasmissioni, però come Calciatore, opinionista insomma, ho giocato al della massimo cavalli. seconda, una presenza in prima categoria, credo di aver fatto, non più di lì. Io mi ricordo che ti avevo visto Poi a calcio a giocare, non mi 5 eri dispiaciuto ho poi. giocato a calcio a 5, calcetto, a calcio a 5 nel Batifollo, sono stato in rappresentativa Ligure di calcio a 5 Forse me nel la perdo idea, 2004, però chissà che non ecco, ci quindi ho mettiamo a fatto, seguire anche quello, Domenica ecco, Sintesi, calcio a 5 è molto può essere, bello. perché no. Per quanto riguarda gli ospiti, dunque, per quanto concerne l'ospite calcistico della serata, che a metà trasmissione sarà sostituito, lo anticipo subito, ma teniamo un po' di suspense circa colui che sarà il subentrante. Comunque l'ospite è Marco Tonelli. Ciao Marco, Ciao, benvenuto, buonasera. grazie per essere qui. Neo allenatore del Ceparana, esordiva come tale proprio oggi, è stato uno 0-0 col Bezzano, giusto? E comunque ne parleremo più dettagliatamente tra poco. Venendo agli altri sport, per la pallanuoto il capitano dell'Erici Sport, Riccardo Buonasera Andrea, Virdis. Ciao buonasera a tutti. capitano, benvenuto, grazie della tua presenza qui. Grazie a voi. E per quanto concerne la pallavolo abbiamo il presidente del Potenzana Tresana, Marco Storti. Ciao, buonasera. Salve Marco, anche a te un ringraziamento per essere Grazie a voi. venuto e benvenuto ovviamente. Allora, siamo pronti a questo punto per procedere a tutta questa sfilza di risultati e classifiche che fanno parte puntualmente della trasmissione. Io vorrei fare, prima di dare la parola a Magliani, vorrei vedere sia uno dopo l'altro, sia risultati e classifiche che ci sono stati in Serie D prima e in eccellenza, poi per quanto riguarda la sequenza cronologica del nostro rapporto. Vediamo un attimo soltanto se riusciamo a rintracciarli, se la regia li propone, ripeto, partendo dalla Serie D, dal girone di nostra competenza ovviamente. Senti una cosa, Paolo, intanto inganniamo il tempo parlando un po', secondo quello che ti senti dire, di questa Serie D, ovviamente con Sì, focus, concentrazione, se vuoi, sulla Fezzanese, no? nostra Per Fezzanese, quanto ti certamente. risulta, cosa ti dirà La questa Serie D ora come oggi? Serie D è sempre un campionato molto difficile, quindi lo sappiamo benissimo, di dire banalità, ma è la verità, è un campionato molto duro, di fatto è un semiprofessionismo, quindi è un campionato assolutamente tosto. La Fezzanese ha pareggiato 1-1 oggi e ha reduce quindi da due risultati positivi perché aveva vinto in trasferta la settimana scorsa con il Pondonnaz. Quindi, Ah, eccoli qua i ecco risultati. sì, i Parla risultati. pure mentre tanto gli spettatori ci faranno la cortesia di leggerseli da solo, Legge, li intanto leggono da non è soli. Io ci, io indispensabile ci che io li vedo, legga. io ci vedo comunque sì, 1-1 col Dertona, che è una partita appunto giocata in casa contro una squadra di più o meno di pari classifica. Hanno pareggiato dopo il vantaggio iniziale del Dertona e sicuramente è una squadra che naviga nel centro classifica, ma non è lontano dai primissimi posti, quindi teoricamente la zona playoff non è impossibile da raggiungere. Anche se ovviamente le squadre di testa, l'Alcione Milano e l'Albenga sono, e l'Albenga
e chiuso la calcio, sono troppo avanti, sicuramente non potrà lottare per i primissimi posti, però volendo, se trova la continuità giusta, può arrivare senz'altro a lambire la zona playoff, diciamo così. Sicuramente un campionato tranquillo per adesso lo sta facendo, anche perché il campionato di Serie D, come abbiamo detto, è veramente molto difficile, è una battaglia a tutto campo, ecco, come possiamo dire. E niente, poi appunto la nostra ovviamente squadra di riferimento, la Fezzanese, che combatte appunto contro squadroni, mi verrebbe da dire, contro città importanti, ma è abituata, no? alla Serie D, è abituata, sappiamo tutti bene la retrocessione, io oso dire scandalosa, di qualche tempo fa, perché è stata veramente un'ingiustizia per il calcio nostrano e non solo, perché non si può fermare una squadra e mandarla giù, sappiamo tutti bene cosa è successo, non c'è stato il Covid, eccetera, eccetera, però veramente hanno pagato una cosa ingiusta, Sono risaliti subito con grande onore. Riposati, mister dell'eccellenza, intanto a posteriori do quelli che sono stati i risultati in questa giornata di Serie D, che sono questi: Alba Pondonas 0-1, Albenga Bugherese 4-1, Asti Lavagnese 1-0, Borgosesi Alcione 0-5, Città di Varese Chisola 1-3, Ligorna Pinerolo 3-0, Ticino Gozzano 0-0, Sanremese Chieri 0-0, Fezzanese Dertona 1-1 e Vado Bra 2-1. Tutto ciò genera una classifica che ci dice questo: Alcione e Milano punti 37, Albenga Chisola 33, Asti 30, Ticino 28, Vado e Città di Varese 26, Ligorna e Bra 24, Fezzanese e Vogherese 23, Dertona 21, Gozzano 19, Lavagnese 18, Alba e Sanremese e Pinerolo 16, Chieri 15, Pondonas, Onerna e Borgosesia 13. Per quanto riguarda l'eccellenza, e infatti a quest'ultima passerei direttamente, e vediamo se questa volta cerchiamo di dare prima risultati classifiche e poi di procedere all'opinione del nostro Magliani. E per quanto riguarda i risultati, dunque, in questo weekend sono stati questi in eccellenza: Busalla, Golfo Paradiso, Prorecco, Camogli 0-1, Campomorone, Baiardo 4-1, Forza e Coraggio, Cairese 0-3, Imperia, Athletic 2-2, Rivasamba, San Margheritese 1-1, Serra Riccò, Arenzano 2-2, Taggia, Genova 1-0, Voltrese, Vultur, Pietra Ligure 0-1. Questi score generano questa classifica: Rivasamba e Campomorone, nonché Cairese, un trio addirittura al comando, punti 28, Imperia 27, Angelo Baiardo 24, Arenzano 23, Golfo Paradiso 22, Atletica Albaro 21, Pietra Ligure 19, Taggia 18, Genova Calcio 17, Serra Riccò 14, Voltrese Vultor 13, Busalla 8, Forza e Coraggio 7 e San Margheritese 0. Senti una cosa, puoi riuscire a dire, Paolo, per quanto riguarda questa Forza Coraggio, che intendiamoci è passato in penultima posizione, sì, Forza Coraggio, ecco, l'ultima che li ricopriva, credo, non molto tempo fa, sì. Correggimi se sbaglio. Qui vale più o meno il solito discorso di prima, anzi, premesso, vale per tutti i campionati, in realtà la difficoltà è vincere un campionato o salvarsi, è sempre difficile in qualsiasi categoria, penso non ci siano differenze. Qui, come abbiamo visto, un grande equilibrio in alto, quindi campionato combattutissimo. La nostra Forza e Coraggio invece fatica naturalmente, soffre, ora è penultima appunto, ma naturalmente per la salvezza è molto dura, perché insomma è in lotta appunto tra il penultimo e terzultimo posto, le altre sembrano un po' troppo staccate. Naturalmente c'è da dire che è ancora abbastanza presto, quindi veramente non si può abbandonare la nave ora, assolutamente. C'è ancora tutta la possibilità di farcela, anche se è molto difficile, perché con una partenza così, diciamo così, a handicap non è così semplice riuscire a trovare poi il ritmo giusto per salvarsi, perché le altre sono avanti. Poi viene da un rovescio brutto con la Cairese in casa, però non si deve abbattere naturalmente, cercare comunque di guardare avanti, perché appunto, come hai detto,
non è più ultima, è penultima, deve, però c'è molto da lavorare. Mi viene a dire, mi fare un parallelo con lo Spezia. Siamo in quelle zone basse, però se ci si crede, ci si lavora sopra, no? Non mollare assolutamente. Ecco. Certo, passiamo al campionato di promozione e qui mi sbizzarrirò in un commentino io, dopodiché l'approdo al campionato di prima categoria ci dovrebbe dare modo di sguinzagliare finalmente il primo ospite, no? Che è Marco Tonelli. Però ora passiamo a quello che è stata, quella che è stata la 14ª giornata nel girone B del campionato di promozione. Questi i risultati: Cadimare Tarros Sarzanese 1-2, Canaletto Sepor Bogliasco 1-0, Intercomunale Beverino 2-1 contro il Don Bosco, poi Little James Levant 1-1, Magrazzurri Caperanese 0-0, Molassana Boero San Desiderio 3-0, Rapallo Ruentes PSM Rapallo 1-2, San Pierdarenese Valle Scrivia 0-1. La conseguente classifica recita questa maniera: PSM Rapallo che si conferma capolista, punti 28, Molassana Boero e Intercomunale Beverino 26, San Pierdarenese Caperanese e Bogliasco 23, Levanto, Valle Scrivia, Magrazzurri e Don Bosco 21, Canaletto e Tarros 18, San Desiderio 17, Little James 12, Cadimare 10 e Rapallo Ruentes 2. Dunque, in questa giornata, reclamo un po' di attenzione io adesso, dunque vince il derby, se possiamo dire, quello che poteva essere uno spareggio per la palma di miglior squadra spezzina in questa classifica, l'Intercomunale Beverino al Colombo per 2-1 su un Don Bosco che peraltro era passato in vantaggio. Intercomunale Beverino che appare dunque lanciatissima, adesso è addirittura vice capolista, seppur insieme al Molassana, a un paio di punti dalla capoclassifica il PSM Rapallo. Però sembrerebbe che il grosso risultato della giornata forse lo si può attribuire al Canaletto Sepor, che si è imposto per 1-0 al Bogliasco, niente meno, che fino a poco tempo fa era nel primo paio di posti questo Bogliasco. Su questo Canaletto Sepor Bogliasco 1-0, peraltro, e qui svelo il mistero che abbiamo mantenuto finora, ci riferirà poi nella seconda metà della trasmissione Piercarlo Rebecchi, il da tanti ma tanti anni nel consiglio direttivo del Canaletto Sepor, che appunto sostituirà Tonelli tra penso un quarto d'ora circa. Per il resto, che dire, in questa giornata di promozione non decolla del tutto un Cadimare che sembrava aver acquisito una gran lena con l'avvento alla guida tecnica di mister Buccellato, ma che perde il derby provinciale oggi per 2-1 con la Tarros Sarzanese. Non so quanto si potesse chiedere di più al Magrazzurri, che in casa fa 0-0 con la Caperanese. E insomma, questi sono i risultati che interessavano le squadre della nostra provincia in un campionato che comunque vede sempre al comando la PSM Rapallo, seguita da Molassana Boero che però ora il secondo posto lo spartisce con l'Intercomunale Beverino. Qui abbiamo appena visto il gol, lo dicevamo poco fa, con cui con Vargas il Don Bosco al Rino Colombo era passato in vantaggio su un Intercomunale Beverino che però è riuscita a rimontare, se non erro poi ha segnato il 2-1 decisivo su rigore. E con questo mettiamo un attimo lì, prima di riparlarne con il signor Rebecchi, la promozione, e affrontiamo questa prima categoria. Qui daremo modo di sfogarsi a mister Tonelli. Prima categoria che ha registrato dunque questi risultati nella giornata che si è consumata in questo weekend, posto che Colli Ortonovo e Follo sarà giocata tra poco. Per il resto, Segesta Sestri Levante, Iron Fox Amigliese 1-0, Brugnato Castelnovese 1-1, Marola Cosanta Bolanese 2-0, Ricole Rondini Arcola Garibaldina 2-1, Ceparana Vezzano 0-0 e Sant'Erenzina Casarza Ligure 1-2. La conseguente classifica ci dice questo: Brugnato sempre primo con 24 punti, poi Segesta Sestri 23, Marola Cosanta 22, Ricole Rondini e Follo e Bolanese 20, Casarza 19, Castelnovese
e Arcola Garibaldina 17, Amegliese 14, Colli Ortonovo e Santa Renzina 11, Ceparana 9 e Vezzano 4. Allora, Marco Tonelli ha esordito con un pareggio in bianco, come si dice in gergo, contro questo Vezzano che è riuscito a resistere, ogni tanto anche replicato, vi ha anche risposto, ma sostanzialmente l'iniziativa l'avete mantenuta voi. Cosa puoi dire a proposito di questo pareggio d'apertura? Ci sei incappato? Si può accettare così? No, bisogna fare molto di più, dimmi tu. Sì, una partita che potevamo... Dovremmo avere anche qualche immagine di questa partita. Una partita che potevamo finire in maniera, direi, più positiva con una vittoria, perché le occasioni le abbiamo avute e non siamo stati bravi a concretizzarle. Nel calcio si sa, quando poi attacchi c'è sempre anche l'occasione di prendere gol, quindi è andata anche bene che poi la partita è finita sul pareggio, perché hanno avuto anche gli avversari un'occasione in contropiede che poteva far pendere la bilancia dalla loro parte e sarebbe stata una beffa. La partita l'abbiamo fatta, i ragazzi si sono impegnati, hanno dato tutto quello che avevano da dare, siamo ancora in fase di conoscenza reciproca, per cui sono contento di quello che hanno fatto oggi, dell'impegno che hanno messo, dell'attenzione che hanno posto a tutte le cose che ci eravamo prefissi di fare. E quindi è un cammino lungo, difficile, ma lo affrontiamo insieme con voglia e con impegno. Senti una cosa, dicevo, forse abbiamo delle immagini di Ceparana Vezzano e sempre di prima categoria anche di Marolla Acquasanta Bolanese, partita finita questa 2-0 che ha un po' frenato la rincorsa di una Bolanese che si propone tuttora come squadra sorpresa, squadra rivelazione in questo girone e della prima categoria ligure. Tu cosa ci puoi dire a proposito di questo campionato, per quello che hai espresso? Guarda, in questo primo scorcio ci sono di stagione? Le prime 6-7 squadre sono raggruppate in pochissimi punti, quindi fino al Casarza che ne ha 19 è ancora, direi, tutto abbastanza aperto. Personalmente penso che il Marolla abbia delle forze importanti per poter puntare a vincere il campionato. Anche il Segesta, anche il Brugnato sono buone squadre, io il Marolla ho un occhio di riguardo, insomma, nei loro confronti, anche perché li conosco, so quello che possono dare. Eri là, no, la stagione scorsa. Esatto. So quello che possono, che possono dare, ho una stima infinita delle loro capacità. Ho capito. E ora parcheggiamo un attimo il calcio lì, in fin dei conti può attendere, c'è rimasta solo la seconda categoria. Ora quelle che si stavano vedendo erano delle immagini appunto di Marolla Acquasanta Bolanese 2-0 alla Torre Tanca. Dedichiamoci un attimo alla pallanuoto in attesa di intercettare per via telefonica la Elena Voltolini che ci riferirà del basket. C'è molta attesa per la partita che sta giocando, probabilmente appena finita, la Taros Spezia contro la capolista del girone B di Serie B interregionale, il Cecina, no? Che alla fine del primo tempo stava peraltro vincendo. Sappiamo tutti, credo che ieri la cestistica spezzina sul fronte femminile ha vinto a Roma, ma ora intanto proponiamoci di trovare la Voltolini, che è la nostra espertina di pallaspicchi, e per adesso dedichiamoci invece alla pallanuoto. Allora, capitan Riccardo Virtis, dovremmo avere qualche immagine anche della partita che avete giocato alla Mori ieri, ma scusa se siamo brutali, come era la seconda esserlo. Giornata? Bisogna esserlo. No, voglio farlo alla spiritosa, ma come avete fatto con il Ragno Rivarolese, no, i genovesi, a perdere 13-11, una partita che a metà gara circa, correggimi se sbaglio, conducevate per 6-2. 6-2. Ne ho visto anche, per quello che abbiamo qualche immagine, ne ho visto anche un pezzetto. Come avete fatto? Sì, allora, innanzitutto abbiamo condotto la partita praticamente sino all'ultimo tempo ed è questo che ci fa ancora più male, perché una sconfitta arrivata proprio all'ultimo momento dell'ultimo tempo è qualcosa che comunque fa male. E dopo aver condotto comunque direi abbastanza magistralmente, soprattutto i primi due tempi, la partita, arrivando sino al massimo vantaggio che comunque erano 4 reti. E direi, come ti dicevo prima, che comunque sfortunatamente è una sconfitta che
purtroppo per la maggior parte colpa nostra, non siamo riusciti a gestire quello che era il nostro vantaggio e quindi ci siamo fatti anche rientrare la squadra della Ragno, che ha comunque il merito di non aver mai smesso di crederci. E detto questo, mi sento anche però di sottolineare una cosa, che nell'ultimo periodo, forse nelle ultime due stagioni, è molto marcata nel nostro campionato, che comunque è un campionato nazionale di Serie B, ovvero la mancanza di un arbitraggio che sia un arbitraggio serio e lineare durante tutto quello che è non solo una partita, ma durante tutto quello che è una stagione. Spesso e volentieri ci vengono affidati degli arbitraggi su singolo arbitro, perché solitamente la pallanuoto viene arbitrata con due arbitri, che sono magari degli esordienti, e spesso e volentieri in delle partite come può essere quella di sabato o questo, possono prendere delle decisioni che possono cambiare quello che è la partita in sé per sé. La decisione, diciamo, che in questa partita, diciamo, ha fatto un po' scalpore è stata quella dell'espulsione diretta del nostro portiere per proteste. Esatto, per proteste. In realtà non è mai successo niente, il portiere non ha mai protestato. Quindi il portiere titolare espulso durante una partita punto a punto all'ultimo tempo ha condizionato parecchio quello che era la nostra partita e il nostro finale di partita, perché comunque abbiamo dovuto mettere in campo un ragazzino che oltretutto non era neanche un portiere, e quindi gioco forza si va lì. Detto questo, come ti dicevo però prima, 6-2 bisogna imparare, soprattutto adesso che siamo all'inizio, sono le prime battute del campionato, è la seconda solo partita. Dobbiamo imparare ad amministrare. Abbiamo una squadra che è una squadra che è capace di fare dei risultati con così ampi divari, quindi dobbiamo essere più in grado di calmarci, amministrare il tempo e riuscire a portare a casa la partita come potevamo fare tranquillamente sabato. Con chi è il prossimo impegno, scusami? Il prossimo impegno è contro una neopromossa che ci ha sempre però dato un po' fastidio, diciamo. Yeah. Che è il Livorno, in casa del Livorno. Ma giocate là. E giochiamo là, sì. Va bene, in bocca al lupo, comunque sta lì. Ora, perché hai spiegato come è successa questa sconfitta qua, un po' rocambolesca, considerando che avevate 4 gol di vantaggio, comunque altro, fermati lì. Più che altro ho voluto precisare questa cosa qua, come dicevo prima, perché è una cosa che non riguarda solo noi, è una lamentela che stanno facendo tutte le squadre del campionato nazionale di Serie B. E spesso e volentieri non si riesce neanche a trovare degli allenamenti affidabili, perché una persona o comunque una società o delle squadre riescono a preparare una partita con una determinata linea di arbitraggio, diciamo, che dovrebbe essere comune, e poi la soggettività di delle persone, di degli arbitri che sono alle prime armi, possono influire. Ho capito, e comunque ritorneremo prima della fine della puntata sicuramente alla pallanuoto. Ora, prima di passare alla pallavolo, volevo vedere se avevamo intercettato la Elena Voltolini. Dovremmo avere vi dirò, la Taros Spezia ha perso 91-76 contro questo BK Cecina, che si conferma capolista tutta ad un pezzo a quanto pare, vincendo molto largamente al Palasprint. E dovremmo avere anche qualche immagine di questa partita Taros-Cecina. Non so se abbiamo in linea la Voltolini, forse no, bisogna aspettare, via, ok, non ce l'abbiamo ancora, sì, la stiamo cercando, insisteremo nel frattempo. Allora però affrontiamo la pallavolo, è un verbo un po' così mi è venuto in questo momento, Marco Storti. Allora, io credo dovremmo avere di questa partita anche delle immagini, pure di questa, no? Che voi siete stati forse quasi i soli che hanno giocato questo weekend, perché vuoi sì, che o perché c'era il turno di riposo tra la fine del girone d'andata e il girone di ritorno. No, qualche partita era già stata giocata in precedenza. In precedenza, appunto, qualcuno sì. Ha giocato addirittura in anticipo, succede che avete giocato veramente in pochi, e tra questi voi del Potenzana Tresana, che fate la prima divisione Ligure, anche se siete per pochi chilometri già in Toscana, e avete battuto 3-0 a domicilio la futura Ceparana.
siamo onesti, era la seconda squadra del Ceparana, perché la prima fa la Serie C, tra l'altro credo che sia anche prima, seppur in coabitazione. Credo che sia, Serie C, comunque messa bene in campionato. Girone B, la futura Ceparana. Voi comunque avete battuto 3-0 molto disinvoltamente la seconda squadra, o sbaglio, ce la vuoi raccontare questa partita di cui, ripeto, c'è poco da raccontare, considerando che avete vinto 3-0 molto largamente. Sì, no, non è stata una partita... Qualche immagine, tutto sommato, che poi si è rivelata alla lunga facile, più del pensavamo onestamente. Per noi il campo di Ceparana è sempre stato un campo ostico e abbiamo sempre fatto degli scontri, degli incontri al vertice, già quando eravamo in prima divisione, anche in dietro. In generale un campo difficile. Quindi è sempre stato un campo difficile. Siamo stati fortunati che la partita ha preso subito il binario giusto e quindi siamo riusciti ad avere sempre controllo della gara. E poi, sì, ecco, qui c'è qualche un po' di esperienza di qualche giocatrice che abbiamo, siamo riusciti a portare in fondo un 3-0 che ci permette di tornare al vertice della classifica insieme all'Elisa e la Spezia. Ok, ci abbiamo la Elena, ora ci arriviamo subito, abbiamo trovato la Voltorini. Comunque voglio dire, siete soddisfatti di questo ampio rinnovamento? Mi correggo, voglio dire, avete rinnovato alla grande perché era necessario, tante giocatrici si sono ritirate, sì. Avete addirittura rinunciato a un titolo sportivo che vi voleva. Avevo rinunciato anche a un titolo sportivo. Per ripartire da una categoria più consona ai mezzi. Ora faremo il punto, no, su questo rinnovamento, nel senso che ti chiederò, dopo aver fatto parlare la Elena, a che punto è questo rinnovamento dei ranghi, insomma. Però ora ci arriviamo un attimo. Nel frattempo sentiamo la Elena Voltolini a proposito di questa sconfitta della Tarro, se non solo di questa. Vi dirò che abbiamo delle immagini anche di divisione regionale 2 alla fine dell'angolo del basket, però per adesso dedichiamoci alla Serie B interregionale maschile. Elena, mi senti? Sì Andrea, ciao, buonasera. Allora, si è vista a quanto pare soprattutto una bella capolista in questa partita di cui vediamo ora qualche ripresa. A giudicare dal risultato sembrerebbe da dire che, non voglio dire che c'è stata una squadra sola sul parquet, ma forse quasi quasi sì. Tu che dici? No, è finita 76-91, quindi la Cecina sicuramente ha vinto con ampio margine e anche con merito, dimostrando assolutamente di non essere capolista solitaria per caso. Però dobbiamo dire che comunque la Tarros non ha assolutamente sfigurato. È stata una partita, quella dei bianconeri, hanno avuto anche il merito comunque di giocare fino alla fine, si sono riportati anche fino al meno 9, poi ovviamente la caratura dell'avversario è, come dicevamo, sicuramente ottima. Bisogna tener conto anche del fatto che tra le fila bianconere, oltre a Raya, si comunicava anche Sakalas, Pietrini, che è infortunato in avvio di partita, quindi insomma comunque anche assenze importanti, e forse a ranghi complessi magari sicuramente il punteggio sarebbe stato molto probabilmente più limitato nel divario, poi ovviamente il risultato non lo può sapere nessuno. Però comunque la Tarro è uscita tra gli applausi che fa la spinta, questo senza dubbio. Senti Elena, migliori notizie senza dubbio dal fronte femminile in Serie A2 nazionale, la Cestistica Spezina ieri è tornata alla vittoria a Roma contro la Stella Azzurra, peraltro credo che abbia vinto anche piuttosto nettamente, un successo che ci voleva per le bianconere, giusto? Sì, ha vinto 47-83, quindi un risultato netto, assolutamente ci voleva, perché le Spezzine avevano perso anche a metà settimana il turno infrasettimanale, il recupero contro l'Ertona, e quindi era importante tornare a vincere e anche a fare punti per la classifica. Ora le Spezzine sono a 12 punti, quindi sempre centro classifica, però sicuramente questa vittoria, anche per come è arrivata, con il divario che ha dimostrato, è ampiamente importante anche a livello morale. Il prossimo impegno, ricordiamo, per le Spezzine sarà il 17 dicembre al Palamariotti contro Torino. Sarà anche importante, diciamo, continuare questo trend positivo.
Ho capito, abbiamo visto nelle riprese anche il sindaco Peracchini, che poi c'è quasi sempre a seguire la Tarros, con l'assessore Frascatore vicino al presidente tarrosiano Danilo Caluri. E con questo va bene, io ti ringrazierei Elena per quanto ci hai spiegato anche questa volta e per aver dato il tuo contributo alla puntata, e ti do di conseguenza grazie appuntamento alla prossima volta, va bene? Buona serata. Buona serata, grazie ancora Elena, ciao. Come avevo preannunciato, c'è ancora altresì una ulteriore appendice a proposito di basket. Dovremo avere qualche immagine della partita che in serie di regionale 2 la Golfo dei Poeti Spezia ha vinto al Palabigini di Lerici per 61-34 contro il Villaggio Chiavari. Una cosa curiosa in questo livello, sì, ecco, dovrebbe, sì, sono queste le immagini che si riferiscono alla vittoria della Golfo dei Poeti Spezia, che riscatta un po' la sconfitta che invece in divisione regionale 1 ha subito a Chiavari la Landini Lerici, il girone di Levante. La Landini Lerici era in serie positiva da un pochino e invece ha finito col perdere a Chiavari con l'Aurora, e c'era una sorta di derby incrociato tra le nostre rappresentanti Chiavari, appunto, perché in divisione regionale 1 la Landini Lerici giocava contro l'Aurora a Chiavari, ha perso 73-59, però invece a Lerici contro l'altra chiavarese, il Villaggio Chiavari in divisione regionale 2, quel risultato è stato riscattato invece dalla Golfo dei Poeti, che appunto si è imposta al Villaggio. Per la cronaca, in Serie C femminile, vittoria per 64-72 in trasferta peraltro della Landini femminile contro l'ABC Ponente. Ora, posto che riparleremo anche di pallavolo, dopo questa robusta parentesi di basket, vorrei un attimino riparlare di calcio per chiudere la serie di risultati e classifiche con la seconda categoria. Ora daremo lettura di risultati e classifiche, vediamo se la regia inquadra il tabellone. È l'ultima categoria che è rimasta lì. Allora, diamo lettura di questi risultati qua. Allora, Monterosso, Spezia Sportale, Caritas 4-0, Ave Rio Maior giocata in anticipo ieri 3-1, Bolanese, Bice Parana B 1-0, San Lazzaro Lunense, Romita Magra Hauser 2-1, Mamas Giovani Lerici 1-1, Sant'Erenzina B, Calcio Popolare Spezia 3-1, a riposo c'era la squadra B del Mamas Giovani. La conseguente classifica recita a questo modo: Rio Maior e San Lazzaro Lunense, una coppia dunque in testa, punti 16, poi Romito Magra Hauser, Nave e Mamas 15, Polisportiva Monterosso, Calcio Popolare Spezia e Lerici 9, Spezia Sportale Caritas 0. Ci sono da considerare anche le squadre che sono fuori classifica, anche se in realtà l'unica veramente fuori classifica di queste è il Mamas B, perché in questo girone, che è il girone F della seconda categoria Ligure, ha addirittura due squadre. Comunque, per la cronaca, vediamo i punti fatti da quest'altro lotto di compagini: Bolanese B punti 9, Sant'Erenzina B e Ceparana B 7, Mamas Giovani squadra B appunto 3. Ritiriamo in ballo il nostro opinionista. Senti una cosa, tu questo è girone... la mia categoria, ecco, la mia categoria, la seconda quando giocavo. Allora, cosa dici, sarà un duello tra Rio Maior e San Lazzaro Lunense, o non scordiamoci che c'è addirittura un terzetto? Direi anche un quartetto, d'onore, perché c'è un campionato direi diviso in due parti, no? Direi addirittura proprio un quartetto, sono quattro squadre praticamente che si equivalgono almeno per adesso nel punteggio. La Rio Maior è in testa, ma appunto è tallonata appunto da Nave, anche che è lì vicino, che lì è attaccato, ha perso il Romito, che è lì in coda a loro,
Ed è quindi un campionato in alto, molto equilibrato, e c'è anche il Mamas che appunto è pareggiato in casa, ma è lì appunto a 15 tutti insieme. Quindi direi che la parte in alto è un campionato nel campionato, no? Un campionato tutto diverso. Poi la parte in giù c'è più equilibrio livellato in basso e lì chiaramente c'è, direi, quasi un'equivalenza di livello, no? Però appunto naturalmente più... Quindi il campionato è proprio diviso in due tronconi. Ancora ci sarà ancora tanto da giocare, naturalmente è un campionato con meno squadre, con meno partite, quindi si risolverà sul filo di lana, credo, perché se questo equilibrio credo ti che dirò che dovremmo avere qualche immagine della partita Mamas Lerici che è finito 1-1. Sì. Scusami l'interruzione. Prego, pure, no, ci mancherebbe. sì, Mamas direi che ha perso un'occasione, no? di fatto per andare al secondo posto, comunque stare lì nella zona ancora più in alto. È ancora attaccata appunto al quartetto, al quintetto, ma con questo pareggio casalingo ha perso quei due punti, no? Che potevano fare comodo per essere ancora più avanti, però non ha perso niente alla fine, siamo ancora tutti lì e quindi si giocherà tutto fino all'ultimo, perché anche qui, tanto per ripetersi, il campionato alla fine è livellatissimo ed è avvincente, quindi non c'è un dominatore, ecco, non c'è assolutamente un dominatore. E quindi c'è molto, molto equilibrio, e quindi vedremo come andrà avanti, ma c'è ancora tanto da vedere, direi. Sì, le riprese intanto, come avevo detto poco fa, riguardano appunto la partita Mamas Lerici che stiamo seguendo ora, è finito 1-1, abbiamo visto esultare i giocatori dei Mamas Giovani a conseguenza di un vantaggio piuttosto precoce che è arrivato quasi subito, poi però alla fine il Lerici ovviamente entro la fine è riuscito a pareggiare, è finito 1-1. Credo che bisogna complimentarsi con questo Lerici che era molto atteso più che altro per vedere come se la sarebbe cavata una squadra neonata che è sorta appunto nella scorsa estate e che invece se la sta cavando discretamente, perché insomma direi che non è difficilmente biasimabile considerando i punti che ha messo insieme finora il Lerici, che peraltro ha già osservato il suo turno di riposo in questo girone F della seconda categoria ligure. Sempre di calcio parlando, ma facendo un passo indietro, tornando alla promozione, mi è sfuggito che dovevo presentare il rimpiazzo di Marco Tonelli. L'ho anticipato all'inizio. L'ho anticipato all'inizio, però poi tu sei entrato e io non ho fatto in tempo a fermare la trasmissione. Preso la foga di dare i risultati. Allora, il posto di Tonelli c'è per Carlo Rebecchi, da tanto, ma tanto, tanto, tanto tempo consigliere direttivo nel consiglio direttivo del canaletto Sepor. E senti una cosa, ti volevo chiedere per Carlo, io ho qualificato come risultato della giornata questo 1-0 che avete ottenuto contro il Bogliasco, un Bogliasco che è una squadra di rango, era addirittura primo, secondo, è stato fino a poco tempo fa. Dico bene che è stato il risultatone della giornata, quando dico così? Sì, risultato molto positivo, anche se nel punteggio, nell'espressione del gioco che ha fatto il Canaletto, è stato deficitario, meritavamo qualcosa di più. Qualcosa di più. Abbiamo giocato molto bene. E come lo state vivendo questo campionato di ritorno in promozione? Sì, è un campionato che noi ci siamo prefissi di farlo tranquillo. Ci sono mancati dei punti perché non abbiamo mai chiuso le partite, sul campo meritavamo qualcosa di più. Anche la scorsa settimana contro la capolista all'ultimo secondo abbiamo preso una traversa che poteva essere il 3-3. Abbiamo affrontato la Caperanese vincendo, adesso ci stiamo rimettendo in carreggiata. Quello che ci è mancato, troppe partite che non abbiamo chiuso e alla fine abbiamo subito il pareggio. Forse una nostra carenza, però adesso stiamo lavorando bene. Oggi è stata una bellissima partita, abbiamo giocato molto bene. Meritavamo qualcosa di più anche sotto l'aspetto del risultato. Ho capito, Davide. Allora speriamo che vi rifate la prossima sì, volta. Domenica prossima c'è un derby molto importante. Perché contro chi? Contro il Don Bosco. Il Don Bosco passa da quella che passa a voi, da quella che è la squadra più avanti tra tutte le spezzine. È un periodo duro per mister Bastianelli e compagnia. Ma un campionato equilibrato, eh?
Io non ho visto grandi squadre, le ho seguite quelle in casa, non ho visto grandi squadre, perciò possono rientrare tutte le spezzine. Dici? Sì. Ah sì, più di una addirittura? Sì. Noi, il Don Bosco, poi il campionato che sta facendo il Beverino, dove c'è come Deus Ex Machina, Camiccioli, che è un altro giocatore, però sta facendo un ottimo campionato. Dunque, grazie, e ora riparcheggiamo un attimo lì il calcio mentre vediamo alcune riprese ancora della partita intercomunale Beverino-Don Bosco-Spezia. Di promozione, tra l'altro, dovremmo aver visto anche qualcosa di Cadimare-Tarros e Magrazzurri-Caperanese, però ora voglio tornare alla pallanuoto e quindi richiamare in causa il capitano Riccardo Virdis, mentre cercherei, se lo troviamo, perché ho l'impressione che non sia facilissimo trovare il vostro allenatore Riccardo. Andrea Sellaroli, non lo so, no, tante volte siamo riusciti a farlo parlare, ma l'ultima volta, per esempio, lui dice che chiamate non ne ha ricevute, non lo so, mi chiedo, aveva vinto domenica scorsa, non siamo riusciti a intercettarlo. Ci riusciremo questa volta che ha perso? Proviamo, vediamo un attimo se riusciamo a trovarlo. Nel frattempo ti volevo chiedere, facendo un bilancio tra vittoria all'esordio in trasferta a Firenze contro il Perugia e questa sconfitta interna, comunque questo primissimo scorcio di campionato, come si può definire per il Lerici Sport? Allora, di partenza bisogna comunque segnalare che la partita, quella giocata ieri, era già uno scontro dove si sapeva che si affrontavano due compagini che puntano tutte e due ai playoff e a salire. Quindi diciamo era già uno scontro molto importante. E comunque la sconfitta, che è stata di 11-10, quella di ieri, con poi tutti i riscontri che dicevamo prima, alcune cose possono solo che far enorme piacere, secondo me, vedere appunto riuscire a creare un divario di 4 gol già al secondo tempo con una squadra diretta concorrente può solo che far ben sperare. Come dicevo prima, è solo una situazione dove bisogna, mi sembra un po' di ripetere quello che è stato detto prima, ma bisogna chiudere le partite, perché una volta che comunque si ha un vantaggio così bisogna saper amministrare, ecco. E la vittoria in trasferta a Firenze contro il Perugia, che l'anno scorso comunque ci ha bloccato su due pareggi nel campionato scorso, è sicuramente una vittoria molto importante, che però già faceva vedere questa cosa qua del terzo tempo. Diciamo che il terzo tempo per adesso è il nostro tallone d'Achille che dobbiamo cercare un attimino di sistemare, ma assolutamente siamo una squadra che sta trovando un bellissimo dinamismo di gioco e che può solo che fare meglio, e già comunque il livello di partenza, come si può vedere anche da quello che ti dicevo prima, è un livello di partenza decisamente molto ampio. Quest'anno abbiamo preso dei giocatori che si stanno integrando benissimo nel gruppo e stanno facendo decisamente la differenza. E Cenike in primis. Ti volevo chiedere, l'argentino, il capitano della nazionale argentina, posto che non è stato l'unico rinforzo, perché c'è anche Dainese, c'è anche Casagrande, mi pare che Dainese sia partito molto bene ieri. Dainese è partito molto bene, ieri ha fatto addirittura 7 gol, quindi direi che accidenti. Senti una cosa, e il capitano della nazionale argentina come se la sta cavando in Italia? Molto bene, è un atleta professionista, assolutamente. Lui, oltre ad essere appunto un enorme punto di riferimento per quanto riguarda il nostro attacco, perché comunque il centroboa è quello che dà profondità all'attacco per la pallanuoto, è anche un bellissimo riferimento dal punto di vista umano durante gli allenamenti che svolgiamo sia a Genova che qua a Lerici e a Spezia. E è una persona che è sempre propositiva, cerca sempre la crescita sia personale che del gruppo, e quindi a noi fa tantissimo bene, tantissimo piacere. E perché vi allenate anche a Genova a volte? Sì, una volta alla settimana minimo ci alleniamo a Genova, facciamo delle amichevoli, solitamente facciamo a Sori. Che tra l'altro Sori è importante per voi, a quanto io so,
perché vi darà modo di far giocare le pallanuotiste che sono rimaste da voi, ma voi avete deciso di rinunciare quantomeno alla prima squadra, no? Esatto, esattamente. Per quanto riguarda il settore giovanile e femminile continua, c'è ancora? Sì, dovrebbe continuare, comunque sempre, sempre in concomitanza, diciamo, con le altre società, tra le quali appunto il Sori, che comunque consente anche chi è, diciamo, non è più nelle giovanili di affrontare una prima squadra femminile. Ecco, è un gran peccato perché comunque storicamente l'Erici Sport ha sempre portato due squadre sia maschile che femminile comunque a dei livelli nazionali, e speriamo sia solo una battuta d'arresto di solo di una stagione, che il prossimo speriamo che anno sia un rallentamento, esatto, che si può superare, perché insomma anche la pallanuoto femminile, oltre a quella maschile, ha una bella tradizione in provincia. Assolutamente, l'Erici ha sempre avuto una tradizione sia maschile che femminile, e anche di persone che sono state in nazionale, quindi assolutamente. Bene, ok, io mi chiedo, siamo riusciti a trovare mister Andrea o coach Andrea Sellaroli, ma usate tutte e due termini quanto so nella pallanuoto, sia coach che mister, l'abbiamo mica trovato questa volta che chiediamo... Cosa ne pensa lui? No, niente? No, a quanto pare no. Allora facciamo una cosa, torniamo a parlare di pallavolo, Storti, tu stavi cominciando a contrariarti. Assolutamente. Perché ti abbiamo fermato in corsa, ma adesso piacere, parliamo di pallavolo. E volevo dire, nel frattempo cominciamo a cercare, visto che al telefono non siamo forse molto fortunati oggi, cominciamo a cercare, per quanto concerne l'occhio su pista, anche il presidente Maurizio Corone, il presidentissimo, come lo chiamo io, Gamma Innovation Hockey Sardana, che peraltro è tornata alla vittoria ieri a Monza per 4-2, e quindi dovremmo trovarlo anche di buon umore. Nel frattempo, allora, Marco Storti, presidente del Potenzana Tresana, dicevo, voi per ringiovanire questa squadra e quindi sopperire anche alla mancanza di alcune atlete di lungo corso che hanno deciso di appendere le scarpette al chiodo, avete praticamente rinunciato a un titolo sportivo, a due categorie addirittura, e siete ripartiti da questa prima divisione dove vi state comportando molto bene, no? Questo travaso che c'è stato con la rinuncia appunto a diverse veterane o quasi veterani e con veterane o con l'innesto di elementi molto giovani, per quanto riguarda questi primissimi mesi di stagione, vi lascia soddisfatti o ci sono molte cose da rivedere? Okay. Io direi che in classifica stanno andando bene, no? No, ma al di là della classifica, intanto è stata una scelta dolorosa ma necessaria, dovevamo comunque farla. Quindi ci siamo ripresentati sul campionato di prima divisione, campionato che pur essendo di categoria inferiore rispetto alla Serie C che facevamo, ci permette di valorizzare di più il settore giovanile. Vero, quindi, anche questo, sì, senza dubbio. Permette di poter aggregare alle, tra virgolette, vecchie pallavoliste che sono rimaste a far parte della nostra squadra, le giovani che si stanno comportando veramente molto bene. Abbiamo due ragazze del 2009 in selezione regionale, abbiamo quattro ragazze del 2010 in selezione regionale. Fai qualche nome, dai, quello, quindi, diciamolo. E le due 2009 sono la Giulia Giubilato e la Gaia Corallo, le 2010 sono la Goi Clarissa, Bernardini Chiara, e le gemelle Giannoni, Francesca e Veronica. Quindi, che sono le figlie del team manager, no? Del nostro team manager, sì, Daniele Giannoni. Il nostro tuttofare, diciamo. Sì, esatto. Stanno comportando bene, questo grazie anche ai nostri due allenatori, Franco Sacomani, esperto della pallavolo non solo ligure, ma esperto a 360 gradi, e al giovane che abbiamo, Fauzi Bader, che sta veramente facendo un lavoro incredibile con queste ragazzine qua. Quindi stiamo lavorando tantissimo col settore giovanile, abbiamo una settantina di ragazze. Quest'anno ci presenteremo ai campionati minivolley 12, 13, 14, 16, 18, quindi in tutti i campionati giovanili siamo presenti, quindi stiamo ringiovanendo tutto il gruppo. Poi la prima divisione per ora sta andando bene, ci sta dando risultati positivi, anche se io ritengo che
non sia il Potenzano la squadra più forte della prima divisione, però finché siamo lì cerchiamo di giocarcela fino all'ultimo minuto. Bader Fouz di sangue magrebino, no, marocchino, si sta dando del tutto adesso alla mansione di allenatore o gioca ancora? Perché fino a una stagione, due stagioni fa giocava in Serie C. Giocava, ora è l'allenatore nostro a 360 gradi, fra l'altro è cresciuto proprio lavoristicamente parlando nel Potenzana, quindi anche lui è un prodotto del vivaio che da giocatore si è trasformato in allenatore, giovane, bravo. E farà meglio a fare un po' di full immersion, perché non deve essere facilissimo fare da vice a un elemento come Franco Saccomanni. Franco Saccomanni è un perfezionista di quelli proprio con tutte le lettere maiuscole, per cui fare da vice a lui. È un grande allenatore, una grande persona, sì, da cui si può solo imparare. Quindi penso che Bader sia, non possa che giovare di questo. Sicuramente. Di avere un allenatore così. Sì, però penso che, ripeto, non deve essere in senso positivo, dico, non deve essere nemmeno facilissimo stare dietro a un Saccomanni per farli da vice. A volte non è facile neanche per l'atleta. Meglio così, intendiamoci, è meglio per tutti che ci sia un sergente. Però ben vengano allenatori del genere. A questa maniera. Sì, ben venga, ce ne vorrebbero, per carità. E dunque, allora, per quanto riguarda l'hockey su pista, siamo quasi in chiusura. Abbiamo mica trovato il presidentissimo dell'hockey Sarzana, del Gamma Innovation Hockey Sarzana? Credo che su Andrea Selleroli, mi dispiace Riccardo, ma ci dobbiamo mettere una pietra sopra. Non lo so, confronterò il numero di telefono che c'è. La prossima settimana. Confronterò il numero. Tutte le settimane. Cambiate numero. Confronterò il numero di telefono che ho io con quello che effettivamente è suo. Cosa ti devo dire? Non lo so, mi pare che però oltre a Selleroli non riusciamo a trovare nemmeno Corone. Ribadisco, lo ripeto, l'ho detto poco fa, ma spendendo ancora qualche secondo di speranza di ritrovare il presidente Corona, ripeto, è tornato alla vittoria dopo un mesetto, credo, che mancava a Monza ieri in Serie 1 nazionale, il Gamma Innovation Hockey Sarzana, un 4-2 a danno del Monza, che dovrebbe fare molto morale, oltre che permettere di recuperare con un po' di fortuna di recuperare un paio di posizioni in classifica e tornare a quelle posizioni a cui sembrava in grado di abituarci questo Gamma Innovation Sarzana, che era partito sparato in Serie 1 nazionale, poi si è un attimino frenato, ma comunque sta facendo bene. Non dimentichiamo che la settimana prossima peraltro tornerà anche sulla scena europea in quella che praticamente è la Champions League 2 dell'hockey su pista europeo. Dunque siamo praticamente alle... C'è Corona. Maurizio, presidente, ci sei? Sì, ciao, buonasera. Allora, vai di, come dire, declamazione di questo 4-2 esterno che vi ha riportato al successo. Siete contenti? Penso di sì. Avete fatto vedere qualche gol, qualcosa? Allora, gli highlights, riusciamo a mostrarli? Qui mi appello alla regia. Mi sa che no, sai? Mi sa che ci dobbiamo accontentare di qualche immagine d'archivio, presidente. Comunque, vabbè, immagine più, immagine meno, penso che comunque sia un risultato molto brillante quello che avete messo insieme in Brianza. Ma è un risultato importante, un risultato che tanto ci qualifica già con due turni d'anticipo per la finale di Coppa Italia. Pronto? Sì, ti sento, vai pure avanti, presidente, vai, ti stiamo ascoltando. Ci qualifica con due turni d'anticipo per la final eight di Coppa Italia. Ora abbiamo due turni per provare a consolidare una posizione più consola. Ti spiace il passo falso interno fatto, perché se non avessimo fatto il passo falso interno potevamo ancora ora con sei punti sperare di arrivare quarti, che ci permetterebbe di avere il quarto di finale in casa prima di andare in Final Four, ecco, se per qualificarci. Vediamo, è importante, comunque sono tre punti d'oro, e la squadra ha giocato bene, ha giocato con molta intelligenza tattica, sono usciti dalla pista calda, a Monza significa anche gli ultras del Monza Calcio, perciò
una pista molto molto calda, perciò è stata una giornata importantissima. Sì, nel frattempo qualche ripresa, qualcosa di highlights, a quanto pare la regia ha trovato e la stiamo seguendo adesso. Direi, senti, adesso il fatto che l'Europa chiami vi impone di giocare a metà settimana? No, mercoledì è importantissimo a Sarzana, l'anticipo col Bregante. Sì, mercoledì mi pare. Ieri, no? Era pallarino di coda e poi ieri aveva dato il colpo di coda battendo in casa al Follonica. E perciò ora mi sembra che sia penultimo per tutto, comunque nelle parti basse della classifica. Perciò mercoledì c'è l'anticipo perché noi sabato siamo in Europa, siamo ad Alcoi in Spagna per gli ottavi di finale della Europa Cup. Sì, tanto per cambiare andata in Spagna, via, va bene. Ok, io se non hai niente da aggiungere ti saluterei al massimo mercoledì, ci vediamo. No, io faccio l'appello al pubblico mercoledì, come ho già scritto sui giornali, come scriverò, ci serve la bolgia, ci serve il vecchio mercato stracolmo, perché mercoledì dobbiamo fare il risultato e la gente ci deve spingere a farlo. Perciò io faccio un appello a tutti gli sportivi che sono all'ascolto, a tutti quelli che sono in collegamento con Tele Liguria, di essere presenti mercoledì al vecchio mercato. Va bene, ok. Presidente, complimenti ancora e forza, in bocca al lupo per mercoledì e anche per l'Europa. Comunque ci vediamo e sentiamo prima, penso. Va bene, e tutto grazie. Qua. Congratulazioni, ciao, buone cose, buona serata. E con ciò abbiamo chiuso la parentesi hockey. Se non abbiamo trovato ancora un certo Sellaroli, io sarei proprio agli sgoccioli. Però prima di salutarci, di chiudere il tutto, voglio togliermi uno sfizio. Senti un attimo, Piercarlo, parla a te, Rebecchi, senti. Me lo dici quella che è la tua opinione circa quello che sta facendo invece lo Spezia? Lo Spezia ha qualche problemino davanti che non riesce mai a realizzare, però speriamo bene, perché anche se il livello della Serie B visto non è granché, perciò abbiamo buone possibilità con qualche ritocchino in difesa e anche davanti possiamo portarci una posizione di tranquillità. Tu Paolo condividi quello che ha detto Piercarlo? Condivido, perché è arrivato un tecnico che ha riaddrizzato almeno dal punto di vista del morale e della scossa, però sicuramente c'è bisogno di rinforzi, sicuramente un attaccante, sicuramente un centrocampista e cominciare a pedalare anche dal punto di vista proprio della preparazione atletica, perché lo Spezia ha perso tantissimi punti agli ultimi minuti, questa volta abbiamo vinto all'ultimo minuto, quindi c'è un'inversione di tendenza che ci fa sperare di salvarci, perché qui bisogna rimanere in Serie B. Anche questa è cura d'angelo. Anche questa è cura d'angelo, penso sì, perché la scossa l'ho vista subito anche già a Genova al Ferrari, se c'è stato questo mini. Però naturalmente gli ultimi 20 minuti hanno cominciato a soffrire proprio dal punto di vista atletico. Col Parma l'abbiamo visto, con l'Ascoli invece si è visto qualcosa, anche se non abbiamo brillato assolutamente. No, quello, però quello abbiamo per niente brillato, ma tanto hai vinto all'ultimo minuto questa volta. Speriamo bene. È una chiave di lettura confortante questa che appena fidiamoci in D'Angelo. Va bene, e con ciò io direi che ci possiamo anche salutare, per cui ringrazio e saluto, do appuntamento a una prossima volta sia Paolo Magliani, che ha brillantemente debuttato come opinionista qui questa sera. Grazie Andrea. Dunque, un grazie per essere venuto, aver rimpiazzato più che degnamente il Tonelli a Piercarlo Rebecchi. Altro giocatore e allenatore è stato, perché quasi tutti passano dal canale. Lo possiamo dire, componente del consiglio direttivo, che la prossima puntata avremo qui il presidente, che poi è una. Speriamo, perché è impegnato anche con delle premiazioni nel pattinaggio, perché le seguo anche il pattinaggio delle bimbe. Dovremmo avere qui il presidente la presidente Benassi, che hanno speriamo, detto la prossima speriamo. Puntata. Non deludetemi, mi raccomando, Rebecchi. Grazie a parte tutto a te, e forza, coraggio, auguri per quello che vi attende. Un ringraziamento e tanti auguri anche a Riccardo Virdis e a tutto l'Erici Sport per quanto riguarda la pallanuoto, e per quanto si riferisce alla pallanuoto. Un grazie della presenza di stasera e tanti auguri. Lavoro, pallanuoto. Un pallavolo. L'ho appena detto, il volley, palla, ok? Sempre. Diciamo volley, così volley, siamo sicuri così che sbagliato. Non c'è palla di qui né di là, quindi
Ti rubo un secondo solo. Dimmi. Permettimi di ringraziare l'amministrazione comunale Tresana, in particolare il sindaco e l'assessore Vanini, perché ci stanno dando con la palestra veramente una mano che va oltre la concessione della palestra, va veramente oltre. Quindi l'amministrazione di Tresana sta facendo molto per la pallavolo locale. Sta facendo tantissimo. E per quanto riguarda appunto la pallavolo, quindi un grazie e tanti grazie auguri a, voi, a Marco Storti, presidente del Podenzana Tresana Volley, nonché un ringraziamento a Cicirolla. Finale da parte di Andrea Catalani per averci seguito, per l'attenzione anche di questa sera. L'appuntamento è per la prossima puntata. E si è coperto, buonasera, grazie ancora. Mi ricordo quando ci sono.